Sono 5 di mattina, ho mai dormito, però poi fare una cosa straordinaria, ovvero sono un po' triste. Stavo chiamando, tentando di chiamare la mia amica deceduta anni fa. Poi ho guardato le notifiche in telefono e ho visto un vostro commento che mi avete chiesto se faccio vedere o dico qualcosa dell'incidente che ho fatto una volta con l'Ancia Delta. Quando ho fatto l'incidente con l'Ancia Delta, ti dico solo che è stato un impatto devastante. Mi è partita l'auto sull'asfalto bagnato e lì, sulle prime esperienze, in quel momento, sulle prime, come si dicono, le prime emozioni. La pioggia scendeva leggermente, ma il fumo bianco me lo ricorderò sempre in auto. Davanti a me tutto un fumo. Prendeva fuoco la macchina. Così chiamai i pompieri e tutto il resto e mi chiesero la prima volta, la prima cosa, dov'è la valvola di sicurezza? Io ho detto, io non ci sono valvole di sicurezza qua. È stato fatto un impianto che non so neanche chi l'ha fatto, gas. Perché qualcuno... Non riesco più a parlare, sono in coma. Mai dormito. Io ho fatto una sezione VP, voce bianca digitale elettronica dei morti, per comunicare con una mia amica deceduta anni fa. Credo che sia anche arrivata. Si sente forte, forte la sua presenza. Infatti la televisione sta andando a vuoto. Io intanto sono che dormo in piedi, non sono seduto. Buttiamo via l'ultima sigaretta, beviamo un caffè. Posso dirvi oggi c'è alta pressione, 920 mm in salita, quindi andrà sui 940 metri, 850 proprio nel sole. E buonanotte.